Milan 5, Cagliari 1. Manita in questo 11 maggio, che è probabilmente l'11 maggio la giornata nostra. Striscianti, nati dopo, nati tardi, nati male, 11 maggio 2001, sarà scolpito nella pietra per sempre quell'11 maggio 2001. Lì ne abbiamo fatti 6, stasera ci siamo arrivati a 5. Potete cantare per le vostre imprese inutili e fittizie. Ma quell'11 maggio 2001 sarà per sempre scolpito nella pietra, ricordatevelo bene, striscianti. La vostra fortuna è che dall'altra parte avete una tifoseria che non sa cosa significa incitare la squadra nel momento del bisogno e si contesta con la squadra seconda in classifica. Abbiamo vinto 5-1, stasera siamo matematicamente secondi in classifica e la stagione prossima si andrà nuovamente in Arabia Saudita per disputare la Supercoppa italiana. Partita in scioltezza. Cagliari è venuto qua per cercare un punto. Non dico che era tranquillo, ma non era nemmeno così disperato. Ha provato a giocarsela un minimo, si è aperto. E noi eravamo nella serata giusta con Pulisic, con un bel Bennacer che ha fatto tanto gioco e tanto filtro a centrocampo, con un Leao che in queste partite comode va giù come una freccia nera, va giù come niente fosse. Il problema che dovrebbe crescere in leadership, in personalità, in carisma, soprattutto quando le cose vanno male, quando le partite si mettono su una brutta strada, e invece non ha quella leadership, quel carattere, e forse è nella lista dei partenti anche per quello, forse. Comunque, dobbiamo vincere, abbiamo vinto, arriviamo secondi, qua c'è contestazione, qua c'è malumore, qua c'è disappunto. Questa squadra, dopo una distruzione politica e economica, con l'obiettivo di raggiungere l'utile di bilancio che è stato raggiunto dopo 17 anni nell'ottobre del 2023, ha ottenuto due secondi posti, uno scudetto, una semifinale di Champions League. Nella stagione 19-20, dopo la sosta per il lockdown, non ha più perso una partita, ha fatto 30 punti in 12 partite aveva fatto. Questo è il Milan che si è risollevato e si è messo in carreggiata, ha messo i conti a posto, da quest'estate in poi farà la squadra, creerà una squadra vincente e competitiva, lasciando chi merita e facendo andare via chi ha dimostrato che è meglio che vada. Questa è la Cimina, fa le cose serie, parla poco, rispetta i programmi. Se la gente non sa, se la gente non si informa, se la gente parla perché non ha niente da fare, non è un problema del Milan. Pioli ha fatto cose importanti in questi anni, andrà via, probabilmente arriverà il parrucchino, non arriverà né Consensao, non arriverà Van Bommel, non arriveranno quel tipo di allenatori. Sono convinto e straconvinto che arriverà il parrucchino. Siamo secondi sul campo, il Bologna per il momento è terzo. Vedremo poi quest'estate cosa decideranno i tribunali. Per il momento siamo secondi sul campo, siamo secondi in un campionato dove i calendari sono stati decisi da Andrea Butti, informatevi chi è, in un campionato dove qualche dirigente di qualche squadra si siede a fianco in tribuna, a fianco a Gravina, e non sono i dirigenti del Milan. In un campionato del genere siamo arrivati secondi, quindi keep calm. E dalla Champions League siamo usciti per differenza reti, e in quel girone c'era una squadra che disputerà la finale di Champions League e l'altra che è arrivata in semifinale, che ha preso 6 legni tra andata e ritorno, il cui presidente tra l'altro sponsorizza l'UEFA. Questa è la C-Milan, questa è la C-Milan. Quando va a briglie sciolte, quando si può esprimere, fa tanta roba, crea tanto e fa bel gioco, e l'ha fatto tante volte in questi anni, tante volte. Pulisic, 15 gol stagionali, come mai? Chi mette il terzino in mezzo al campo in modo che l'esterno avversario si sposti per venirlo a prendere, così che la nostra ala alta, in questo caso Christian Pulisic,
ha più spazio per poter attaccare la porta avversaria. Chi prende queste decisioni tattiche? Ditemelo, scienziati di Facebook, YouTube, della vita reale anche, ditemelo. Voi che siete allenatori, voi che siete virologi, dottori, professori, ditemelo. Che prendete le lauree col Clementoni, o che avete la terza elementare forse comprata su Amazon, ditemelo chi prende queste decisioni, secondi in classifica anche quest'anno, contestazione con la squadra seconda in classifica. E dopo che tra l'altro hai vinto 5-1 oggi. Quante squadre hanno vinto 5-1 col Cagliari? Tra l'altro Ranieri è abituato a prendere le manite con noi. L'8 novembre del 1992 noi andammo a Napoli, allo stadio San Paolo di Napoli, a vincere 5-1 con 4 gol di Marco Van Basten e un gol di Stefano Ragno in quell'8 novembre 1992. E l'allenatore di quel Napoli era Claudio Ranieri, grande uomo, grande persona, ottimo allenatore, però con noi molte volte ritorna a casa con la saccoccia piena. Comunque va bene così, 5-1, ci andiamo a casa tranquilli, settimana prossima a Torino, vicino a casa mia, e lì sarà durissima perché il Toro con noi si trasforma sempre. Comunque 5-1, tutti a casa, parlate anche stasera, ma soprattutto vi vorrò sentire quest'estate, tra un anno a quest'ora vi vorrò sentire dare i pappagalli avariati. Comunque mi sono dimenticato una cosa importante. Io ho giocato multigol 1-3 e stasera ci siamo svegliati e abbiamo fatti 5. Diciamo che avevo sbagliato, che avrei voluto giocare multigol Milan 1-3, quindi avrei sbagliato comunque. Però stasera ci siamo svegliati, nel momento in cui io gioco multigol, Reinders si è ricordato di avere le qualità e ha trovato il gol da fuori area che aspettavo da tutta la stagione. E si è ricordato di farlo giustamente stasera quando io mi gioco il Milan, cosa che credo che è la prima volta che gioco il Milan negli ultimi 20 anni. Non gioco mai il Milan, però stasera, essendo sicuro della vittoria, mi sono spinto a giocare il Milan. Comunque, cari striscianti, l'ho detto adesso perché siete dei vincenti terminali, perché essere vincenti veramente è un'altra cosa, ma comunque siete dei vincenti terminali. Innanzitutto vedremo se ci saranno i processi e cosa succederà alla fine di questi processi quest'estate, non so, tanto per cominciare. E poi non pensate che noi nelle prossime stagioni continueremo a giocare con i 15enni, 16enni, 17enni, 18enni e che avremo 35-40 infortuni a stagione. Cambierà tutto dalla prossima stagione. Noi adesso possiamo cominciare a spendere, possiamo decidere chi tenere, chi non tenere, chi comprare. Noi possiamo decidere, noi siamo liberi, abbiamo i conti a posto, noi abbiamo i conti a posto, non abbiamo presidenti latitanti, calma, non si sa chi è il nostro presidente, non si sa chi è la nostra proprietà, ma chiunque sia sicuramente non è un latitante, calma, voi siete in concludenza applicata al calcio, da sempre, e farete la fine che avete sempre fatto, esaltati per niente, per il nulla, e verrete rimessi al proprio posto, con calma, quest'anno abbiamo fatto degli errori, tanti infortuni, tanti ragazzini, squadra che non si è riuscita ad assestare, calma, sicuramente problemi ambientali da gennaio 2023 in poi, sicuramente la vicenda Tonali ha coinvolto tanti elementi della nostra squadra e non solo, ma queste cose adesso da ora in poi si sistemeranno, perché la gente non lo sa, perché qua si vive di ignoranza pura H24, ma il programma prevedeva aggiungere l'utile di bilancio nel 2023, dall'estate 2024 cominciare a costruire, riportare il Milan ai vertici d'Italia ed Europa. E la stagione prossima la Champions League sarà un campionato europeo, quindi cambieranno i meccanismi, cambierà tutto. Godete, se siete convinti, se avete tante convinzioni, godete adesso e godetevi questi ultimi spiccioli di felicità.
perché la Cimila sta tornando e non perché ha vinto stasera 5-1, questo lo dicevo anche quando abbiamo perso a Parigi, anche domenica scorsa che abbiamo pareggiato col Genoa, dopo ogni sconfitta, dopo ogni pareggio, a prescindere dal risultato, siete, avete le, calcisticamente parlando, avete le ore contate. E a quelli che si spacciano per tifosi di questa squadra, che invece sono incommentabili, evito di dire qualunque cosa perché non si meritano nessuna considerazione. Con la Cimila nel cuore, 5-1 al Cagliari, per Ranieri andrà meglio un'altra volta con qualcuno. Tra l'altro Ranieri ha ottenuto con questo stadio in questa stagione un pareggio molto molto pulito e indiscutibile.